Ehi la ciurma, io sono Mazzetess e benvenuti in questo nuovo episodio di Expeditions Conquistador, se non vado errato, il numero 25. Ci eravamo lasciati la scorsa volta, poco prima di... Guardate, scusate che vorrei solo un attimo che ore sono, ok, 8:40. Ci eravamo lasciati un attimo prima di portare a termine questa missione, quindi direi che adesso possiamo anche andare a completarla. Ritorni al villaggio di pescatori, trovi la capanna di Atle ancora vuota. Dopo aver chiesto in giro, lo trovi sulla spiaggia mentre si prende cura di una ferita causata da una medusa. Quando ti vede, si leva in piedi. Siete ancora vivo? Siete andato a incontrare Orok Bix? Abbiamo quello per cui eravamo venuti. E lo sciamano? Lui è sopravvissuto al vostro incontro? È vivo, non ti preoccupare. Atle ti fissa per qualche istante con uno sguardo interrogativo, quindi annuisce. Bene, era impazzito, ma prima di allora era un bravo uomo. Molti di noi gli devono la vita. Porgi ad Atle la polvere che hai ottenuto da Orok Bix. Metti una borsa piena di polvere nella sua mano e lui la apre per darci un'occhiata. No, dico di venire con me a Santo Domingo perché abbiamo fretta per il tizio. Vieni con me a Santo Domingo, potrai esaminare la polvere lungo il cammino. Atle lancia un'occhiata verso i tuoi uomini. Siete sicuro che i membri della vostra spedizione siano d'accordo? Alberto Ceverria sibila alcune parole, ha un volume tale da, no da farsi sentire da Atle. No, non lo siamo per nulla. Ma non ho capito perché non sono d'accordo a partire subito. Forse avete ragione. Atle annuisce, quindi si volta e ritorna ad occuparsi della persona ferita dalla medusa. Ok, ci ha dato dei punti esperienza, però vediamo se abbiamo abbastanza punti esperienza. 2,40, mi sa che non possiamo migliorare nessuno comunque. 300 exp servono per far passare al livello veterano. Noi abbiamo 2,40 e abbiamo tutti... Sì, abbiamo tutti uomo d'arme. Andiamo a parlarci di nuovo allora. Il villaggio non sembra essere cambiato granché dalla tua ultima visita. Trova Iguanamà. Alcuni dei bambini del villaggio scappano via per cercare Iguanamà e ritornano poco dopo con il giovane cacique per fartelo incontrare. Vorrei commerciare con voi. Iguanamà vi conduce verso il limitare del villaggio dove ci sono pesci appesi a rastrelliere di legno. Qui sono al lavoro molti degli abitanti del villaggio. Quando arrivi insieme al loro cacique, avanzano verso di te per conoscerti ed eventualmente commerciare con te e le tue truppe. Ah, non abbiamo niente tesori. Chiudi. Ma quindi cosa dobbiamo... A parte che, vabbè, apprendistato possiamo anche toglierlo. La nostra missione attuale... Attorno alla cattedrale con il rimedio. Ok, andiamo alla cattedrale allora con il rimedio. Dobbiamo andare là. Iniziamo a incamminarci. Ok, abbiamo 15 di momento, vediamo dove possiamo arrivare. Perché non posso accamparmi. Ah, mi fa fare tutto il giro però. Vabbè, campiamoci qua, dai. Allora, com'è il discorso? Come siamo messi di cibo? Allora, guardia 89 ci sta, pattuglia 43, caccia 74. Proviamo. Non abbiamo nessun ferito. Ah, c'è questo qua, non sta facendo niente. Vai a cacciare, dai, vai a cacciare. Perché sennò cos'è che è lui? Pattuglia 0, quindi niente. Erboristeria tutto... Ah, no, questo qua è tutto fare. Puoi sviluppare della roba?
Ah, yeah, mi sta bloccando tutto, ok. Barricata non abbiamo abbastanza legname, dei triboli puoi fare. Visto che non abbiamo un Kaiser, perché abbiamo sfruttato tutto. Invenzione cosa abbiamo? Ascia. Durante l'esplorazione troviamo più legname, che non è male come cosa. No, facciamo così. Razioni, vediamo un po' quanta carne abbiamo. 4. 9 razioni. Allora, questo c'era normale. Questo c'era normale. Quelli al 9 l'avevamo tenuto su normale, perché sennò consumavamo troppo cibo. Ok. Va bene. No, abbiamo perso 2 di tesori. La pattuglia non ha trovato niente. 8 unità di carne. Pintado si è ripreso dalle ferite. E abbiamo fatto un tribolo. Cosa abbiamo quindi come attrezzature? Qua abbiamo una barricata e un triboli. Mi sa di sì. No, scenderei un po' di qua. Che ci mettiamo meno, poi ci... ci sono delle casse. Una andrei a prendere, visto che abbiamo consumato barricate e triboli. Metallo. Che non era proprio quello che ci serviva di più, ma... Vabbè. Che proseguire di qua dentro la foresta. Ci metteremo di più, ma magari troviamo qualche cassa. Non si sa mai. Infatti, ce n'è. Accampiamoci. Allora, Pintado puoi anche andare a cacciare. Così torna su alta la caccia. Quintero va a cercare. Gli altri. Razioni, allora, visto che abbiamo 8 di carne, dobbiamo mettere delle unità di carne a chi? 2 di carne e me ne avanza una, no? Yes. Ok. Speriamo di trovare qualcosa di buono, caccia. Le difese resistono. La pattuglia ha trovato 9 razioni, ottimo. Ho ottenuto 16 unità di carne, ottimo. Ho ottenuto un triboli. Ok, sta continuando a fare i triboli ed è ottimo. Voglio andare a prendere questa cassa, non mi allontanerei troppo per prendere l'altra. Oddio, i rumori di una battaglia attirano la tua attenzione. Raccogli una decina di soldati e ti dirigi verso il luogo dal quale provengono i rumori. Giunti sul posto, un affioramento roccioso strapiombo su un burrone e ti trovi davanti. No, giunti sul posto, un affioramento roccioso strapiombo su un burrone, ti trovi davanti due gruppi di ribelli che stanno combattendo sotto di te. Sembra che i soldati di Esteban stiano combattendo contro quelli di Leandra. Sul campo sono già sparsi numerosi corpi, ma una decina di soldati di ognuna delle due parti è ancora vivo. Ma questo forse era quello. Forse questo l'avevamo incontrato, poi c'era. Eravamo usciti, ok? Non mi sembra di averlo già visto, sta cosa. Allora, Unisciti alla battaglia e uccidili tutti? Molto complesso. Ma io lascerei che finiscano per vedere chi vince e menare quello. Perché unisciti alla battaglia e uccidili tutti vuol dire che me li trovo tutti insieme contro, penso. Farei così. La battaglia è brutale e dolorosa, come solo una battaglia civile sa essere, ed entrambi gli schieramenti si stanno battendo con le unghie e con i denti. Sembra che lo scontro vada avanti già da un po' di tempo, infatti, dopo circa un quarto d'ora, la battaglia finisce, e i soldati sopravvissuti di Leandra si ritirano nella fitta giungla. Gli 8 uomini di Esteban rimangono. Ah, si sono ritirati. Forse se attaccavamo subito riuscivamo a tirarli giù tutti. Però sono 8 uomini di Esteban. Erano parecchi.
Diplomazia non ce l'ho buona, quindi no. Luogo riparato, vai. Individui diversi punti dai quali i tuoi uomini possono far fuoco con precisione sui nemici ed essere comunque parzialmente protetti dal fuoco nemico. Mentre i tuoi uomini raggiungono le loro posizioni, i ribelli si accorgono della loro presenza e si preparano allo scontro. Poi andrei con la squadra dell'ultima volta, era... Allora, abbiamo un esploratore che va più veloce. Ma effettivamente un dottore non è male. C'era qualcuno che mi aveva consigliato: prendi un dottore, magari prendiamo questo dottore. Che però non ha attrezzatura. Allora, chi è che ha... No, aspettate un attimo. Chi è che ho tolto? Eceverria. Allora, torniamo un attimo l'attrezzatura di Eceverria. Ok, e la diamo a Velasquez. Ok, ok. Vai in battaglia. Vediamo un po' cosa succede, se riusciamo a combinare qualcosa di buono. Speriamo. C'ho il volume troppo alto. Spero solo che non sia troppo alto per voi. Sono davvero 8, sono davvero 8. Allora. I triboli purtroppo rallentano, ma non fanno perdere. Ma un tribolo lo piazzerei comunque, magari, eh. Posso metterli solo vicino a me, ovvio. Già, è vero. Quindi no, direi che qua non mi servono granché i triboli. No, beh, uno qua in mezzo potrebbe starci, effettivamente. Uno qua, ok, ne mettiamo uno là e me ne sto in difensiva da questa parte. Ovvio che poi dopo devo cercare di sfruttare al meglio la situazione. Ah, lui non ci piglia nessuno, eh. Sono troppo lontani. Non ci arriva mai nel mondo. Allora aspetta, stai riparato. Anche tu stai riparato. Mettiti qua. Anzi, tu mettiti ancora più indietro perché tu sei un dottore, quindi... Vai qua dietro. Questo cos'è già? Scopri trappole, difesa. No, ok. Vada così. Allora, vediamo un attimo cosa. Ok, hanno degli indios tra le loro file. Non è male perché avranno meno difese, quindi. Ahia, questo quanto corre? Ok, uno con l'arco. Ah, e uno non è avanzato questo, cos'è? Ah, è perché è un dottore. Ha molto senso, effettivamente. Allora, questo cos'è? Un guerriero, un esploratore, quindi per quello che corre tanto. Trappoliere, cacciatore, soldato, trappoliere, soldato. Quindi a distanza hanno solo quello. Allora io andrei quasi quasi a colpire quello. 57%. Buono, l'abbiamo preso. Qua è una linea di tiro. Sì, però potrebbe essere più comodo esporsi un pochettino. Ok, riuscite a tornare indietro? Sì. Ok, andiamo così. Non ha preso i triboli. Però ha corso molto, quindi è esposto.
Dobbiamo cercare di tirare giù questo in un turno, se possibile. Prendi i triboli? No. Si è fermato un attimo prima. Adesso non so tanto bene cosa fare. Se usare il cacciatore di destra, cioè questo qua, per colpire questo, oppure per finire lui. Allora, punto primo direi che andiamo qua. Qua precisione 87%, posso provare il tiro rapido? Aia. Niente, speravo di poterlo uccidere, invece no. Ma lui ha... Se si muove ha un tiro di opportunità, deve fare un tiro di opportunità, quindi direi che posso provare a tirare giù quello. Yes, è andato. Il dottore non riesce ad arrivare là, vero? Forse ci arriva, ma mi sa che è in una situazione di svantaggio se va poi là. Lo metterei qua piuttosto il dottore. Mi conviene proteggerlo il dottore, perché se lo perdo sono nei guai seri. Mi sa che non prende nessuno i triboli. Aia. Ah, fa il movimento tattico. Beh. Sta passando tutti di là. Mi sa che quei triboli li ho messi a caso, eh. Perché ovviamente qua ce n'è di meno, quindi stanno puntando ad attaccarmi quelli. Aia. Allora, vediamo un po'. Vediamo se riesco a tirare giù quello. Secondo me no, ma... Yes, è andato invece. Allora io andrei così. Così tu riesci a correre qua dietro? Mi sa di sì. Ok, questo è... no. È questo l'esploratore? No, l'esploratore è questo qua. E posso provare a mandare questo qua e cercare di sparare. Posso esporli e provare a sparare. È molto vicino, quindi potrebbe anche farcela. Ah, io invece no. Espongo anche questo. Proviamo. Niente. Però volevo provarci, perché se per caso la tiravo giù sarebbe stato un ottimo punto a vantaggio. Quello non è, non è il dottore, no? Il dottore è rimasto... forse invece sì, è il dottore. Ci ha mancati, credo. Ah, ecco triboli, ok, li hanno attivati. Così non dovrebbe raggiungerci, infatti si è bloccata là. Aia! Mancato. Perché non è il cacciatore qua, oh sì. Questo è il cacciatore. Infatti, eccolo. Allora, tirerei giù questa. Ottimo. Questo... No, è un dottore, appunto. Tiriamo giù il dottore. Col dottore curiamo il nostro cacciatore. Vabbè, ma gli ha dato niente. Gli ha aggiunto 19, che non è niente proprio in questo caso. Andiamo a sparare di nuovo sul dottore. Ok. Vorrei sfruttare i triboli, però se passo là gli do un... Allora, facciamo così. Non riesco ad avvicinarmi più di tanto, allora facciamo così.
E prova a sparare, non è detto che ci riesca, anzi, molto probabilmente non ci riuscirà perché è al 40%. Infatti. Però vale la pena tentare. Quanti sono rimasti? 5 ancora, No bueno, aia. Oh, il dottore ci prende abbastanza, eh. È una dottoressa. Mancato. Splendido. Aia, aia. No, Crebius, mi ha stordito, è una bella fregatura. Sono riusciti a tirarlo giù, devi tirare giù il dottore, mi sa. No! Tira tu giù il dottore. Tu non hai più la cura però, eh. Ah no, ma la cura più importante è questa, ristabilisci. Riesco a ristabilire lui, mi sa di sì, eh. Ok, 33 è già buono. Allora, lui l'azione l'ha fatta. Sì. Lui è stunnato. Lui ha mancato. Lui l'azione l'ha fatta. Andrei così allora. Sì. E lui lo muoverei qua dietro, però. Ok, vada. Aia! Di nuovo stordito! Niente. Isabella è crollata. Ok, ottimo, è rimasto bloccato da due giri di triboli. Che cazzo era fatto? Allora, tiriamo giù questo, ce la facciamo tirare giù. No! Allora, farei con questo allora. Curerei questo. Vabbè, gli è solo 19, però meglio di niente. Ah no, 25 gli ha dato sto giro. Andrei qua e proverei a sparare due volte a lei. 86. Vediamo un po' se riusciamo a beccarla due volte per caso, ma niente, infatti. No, mancata due volte, no! È troppo randomica sta abilità. Aia! Dai, sono rimasti solo in tre, ce la faremo a tirarli giù. No, ho appena bruciato l'abilità del dottore che poteva servire in questo caso. Ma non passare di là! Adesso c'ho il dottore che è in mezzo ai piedi. Se si muove di nuovo al coso di tiro di opportunità dell'altro. Sono resti due, ma mi sa che ci rimane ferito molto gravemente il tizio là, perché non lo stiamo più sistemando. Aia. Aia. Dai che le ristabilisci. Così toglie il veleno e gli dà anche un po' di punti di vita.
Adesso provo di nuovo il doppio tiro. Mancato. Si è preso il tiro di opportunità. Ne ha preso una volta sola, però adesso devo usare l'altro per tirarlo giù. E mi ci muore quello adesso. Ah no! Quintero si è salvato per un pelo. Ah, muovi tu qua. E tiralo giù, per favore. Alleluia. Ha perso due di equipaggiamento, Iruenes. Porca miseria. Allora, dopo la battaglia saccheggi i corpi dei nemici sconfitti e dei caduti nel corso della schermaglia, riportando i tuoi carri un numero discreto di equipaggiamenti, razioni preziosi e un paio di sacchi di chiodi a quattro punte. Triboli, suppongo. Sì, due triboli, ne abbiamo usato uno e ne abbiamo trovati due. Allora, 15 razioni abbiamo trovato, 1000 di tesori. Yeah! 10 di equipaggiamento. Ne abbiamo persi due, ok. E 100 punti di esperienza. Che facciamo? Farei salire un dottore a sto punto, eh. Farei salire Velasquez. Magari potenziandogli un po' la caccia anche, così quando non fa erboristeria ci può. Allora, vediamo un po'. Qua sblocca. La possibilità di ritirare su in piedi un ferito. Arma spada, attacco furtivo. Ah, lui può cor più può schiva, se assiste, se dei sangue. No, io farei più che altro. Buon paziente, che per riceve meno ferite ed è più resistente, perché deve essere molto tosto da quel punto di vista. E metterei caccia. Sei tutto in caccia. Boh, facciamo che salvare intanto. E ci è andata bene, quindi. E direi che per questo episodio può essere tutto. Noi ci vediamo al prossimo episodio di Expedition Conquistador. Vi invito come al solito a lasciare un mi piace, un commento qua sotto e iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto. Ciao a tutti e buona giornata.